Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Pixelmon. Ragazzi, guardate un pochettino qua l'orb a durabilità zero. Ok, non devo più uccidere nessun Pokémon. Pensavo di averne lasciato uno e invece no, è vero, perché ho ucciso prima un boss che era tipo laggiù. Comunque ragazzi, io volevo andare a scontrare appunto quel bellissimo Moltres che appunto ho trovato l'altare lo scorso episodio. Ma c'è un problema, come potete dire, io nel mio inventario ho un pochettino di ball, ma non me la sento di andarla a sfidare così, per il semplice fatto che potrei non catturarlo e si potrebbero mettere veramente male le cose. Quindi vado a casa di Tearless e già che ci sono prendo anche il coso, il Rhydon che mi aveva dato, che devo il capito shiny ragazzi, però in effetti non doveva darmi quello, quindi boh. E vabbè, io lo riporto e vediamo un pochettino se riesce a darmi la Master Ball, così posso subito catturare, o almeno spero di catturare, il leggendario. Quindi andiamo. Ok, siamo arrivati a casa di Tearless, quindi proviamo ad entrare, magari non dovrei però. Tearless, ci sei? Cosa diavolo succede là sopra? Ma è sotto, è sotto Tearless. Oh! Dove sei? Sì, in casa mia. Ah, ciao, oh, cosa senti... ci facevi in casa mia? Volevo adesso a trovarti. No, fai sei andato a tornare a giù l'arco. Via l'arco, metti via l'arco. Ok. Devo dirti una cosa. Dimmi. Finalmente ho trovato l'altare. Okay. E quindi è una buona cosa. Ho svuotato anche completamente l'orb. Però c'è un problema, anzi in verità due problemi. Intanto mi servirebbe la Master Ball, perché io non me la sento di catturare così. E poi, non per dire, ma l'ultima volta sai di avermi dato questo? Che cosa? Mi hai dato questo l'ultima volta. E quali erano i patti? Devo darti uno shiny? Sì, ma non era lui che mi dovevi dare, era l'altro. Vabbè, pur sempre uno shiny. Comunque, sempre nei patti c'era anche scritto, o meglio, avevamo detto, chi ti avrebbe dovuto dare una Master Ball, e io ce l'ho qua. E io volevo infatti ridarti il Rhydon per la Master Ball e poi andare a provare a catturare. Insomma, ci dovrei anche riuscire con la Master Ball, però preferirei non utilizzarla, sicuro. Sinceramente. Comprendo, la Master Ball comunque sappi che se anche non la utilizzi rimane tua. Quella lì ti rimane. Spero di poterlo catturare quindi in modo normale, diciamo. Dai. Però, Tano, a me sta bene, cioè se vuoi puoi ridarmi il mio Rhydon e ti passo la Master Ball, però devo chiederti un favore. Siccome vorrei farlo evolvere, potresti assegnare questo oggetto al mio Rhydon, per favore? Sì, certo, non mi costa nulla. Grazie mille. Andiamo nella tua macchina degli scambi, perché io... Sì, non funzionano gli elevator, però. Ok, eccomi qua. Eccoci qua, perfetto. Allora, buon uomo. Ti lancio la Master... Ah no, va bene. Non ridarmelo... No! Ti ridò lo Scyther, non mi interessa. Va bene? Quello Scyther è tuo? Oh, ok. Non ne passa più. Che cosa bella. Ok, io da qua le vedo l'evoluzione, che bello. Lo so. Ma lui cosa diventa? Diventa un Rhyperior, che è un Pokémon della quinta generazione, se non erro, ed è enorme. Che bello, poi è shiny anche, quindi ci sta. Sì. Dovrebbe essere arancione dove è giallo, però è bellissimo giallo, mi piace un sacco di più. Quasi, diciamo quasi. Ma la, la Master Ball Tearless? La cosa? La ma che? La Master Ball... La matriciana? Cos'è che detto? Io ti ricordo che c'ho ancora il globo fiammeggiante, quindi... Vieni, ecco. Vieni. Tieni, bravo. Soltanto perché hai il mio Moltres in mano. Praticamente sì, a meno che non si vada a suicidare o tipo non faccia una cosa sbagliata. Però boh, non so che dire. A questo punto io provo a catturarlo, va bene? Yes, in bocca al lupo. Ti aspetto qui, fermo. Grazie, immobile, non mi muovo. Ti faccio sapere poi se ci sono novità. Ciao. Va bene, l'arco, ciao. No. Ciao. Ok, sono abbastanza lontano. Ora, non per dire, però non so se avete visto, ma mi ha lanciato pure una freccia mentre me ne stavo andando. Quindi quello lì non ha buone intenzioni. Il fatto è che appunto per questo motivo dovrei portargli il Moltres, se no si mette veramente male per me. A questo punto non mi rimane che andare laggiù e veramente provare a catturarlo. Come potete vedere ragazzi, ho 18 Scuro Ball, 6 Velox Ball e uno stacco qualcosa di Ultra Ball. Che è buona come cosa. Alla fine per catturarlo potrei provarci per i primi turni con 3 o 4 Velox Ball, se notte le Scuro Ball e tutto. Però no, non lo so, io non so sinceramente come fare. Il fatto cos'è? Che io devo puntare tutto su Zangoose, perché Zangoose praticamente ha falso finale e lo lascia con uno di vita. E se mi uccide Zangoose per me si mette veramente male. Quindi vorrei qualcosa tipo per curarlo, non so, per usare revitalizzanti e... Non so a dire vero quali siano di questi qua, quelli che mi potrebbero servire a me. Non sono abbastanza esperto, quindi li prendo tutti e due. Forse sono questi qui che mi vanno a ricurare la vita, ma non ne sono sicurissimo ragazzi, scusatemi. Non sono abbastanza esperto di Pokémon, non ho mai utilizzato queste cose nella Pixelmon e quindi non lo so. Ah, ma io qui ho revitalizzante Max, che penso sia come revitalizzante, ma forse mi cura molto di più, cioè magari al massimo. Ok, quindi magari uso questo. Però per gli altri due sinceramente non so
che utilizzo potrebbero avere. Guarda un attimo nelle ceste qui se ho altre cose interessanti. Magari c'è qualcosa di utile, boh. Ok, mi sembra di non aver visto nient'altro interessante, ma a parte con i revitalizzanti dovrebbe andare bene. Quindi ragazzi, andiamo dove appunto ci sta Moltres e proviamo a catturarlo. Ok, eccoci arrivati. Quindi non mi rimane altro che cliccare qui col destro e sbam, ci spona direttamente ingaggiato ovviamente. Quindi io dico che cavolo è vero mi cosa subito con Meganium. Il fatto è che Meganium, cosa può fare Meganium? Non può fare... Ah già, è vero, non mi serve perché io subito ci vado di Velox Ball. Quindi alla fine non mi interessa se spona Meganium, piglia i primi colpi, forse lo uccide, forse no, non lo so. Io spero soltanto non si vada a suicidare, ragazzi, perché purtroppo alcune volte si vanno appunto a suicidare i Pokémon e non è proprio bella come cosa. Comunque, boh, a questo punto veramente non so le Velox Ball quanto effetto abbiano, però io tipo gliele lancio per tipo 3 o 4 turni e vedo un pochettino se è fattibile la cosa oppure no. No, beh, ok, tanto si libera subito, siamo già alla quarta, ok, niente. Quindi a questo punto cosa potrei fare? Potrei fare Pokémon Zangoose, ridurlo a 1 di vita e provarci con le Ultra Ball già che giorno per tipo, penso, 4 turni. No, 4 turni sono troppi pochi. Però effettivamente su lui a poche mosse potrebbe essere quasi fatale la cosa. A questo punto, ragazzi, veramente io sono a 80 Ultra Ball. Arrivo a 70. Non me la voglio rischiare. Oltretutto, sapete una cosa? No, sta calando la notte. Sta calando la notte, quindi potrei lanciare tipo qualcosa come un pochettino... Che ne so, ok, ho già visto che ha finito una mossa, ragazzi. Non è affatto buona come cosa. Comunque, stavo dicendo, potrei utilizzare un pochettino di Ultra Ball e poi aspettare la notte e passare appunto alle Scuro Ball. Che cavolo, magari un pochettino di fortuna e riesco anche a catturarlo in quel modo lì. Non sarebbe affatto male. Comunque, dai. Lui continua a liberarsi, ragazzi, sta continuando a usare quella mossa lì che per fortuna fallisce, quindi non mi uccide il mio Zangoose. E sembrerebbe non avere ripresa questo Moltres, quindi i rivitalizzanti alla fine non servono nemmeno più di tanto, perché tanto lui rimane a 1 di vita e quindi non è assolutamente un problema. Detto questo, ok, sta calando la notte per fortuna. Io a questo punto, ragazzi, veramente gliene lancio un'altra e poi aspetto la notte e vediamo cosa succede. Oh mio Dio, ogni volta che piglia danno io mi infarti, perché dico, cavolo, ma se Moltres che piglia danno mi muore. E non è proprio bello, perché se Moltres muore mi sa che muoio anche io nella Pixelon, perché Tearless potrebbe veramente vendicarsi contro me e il Team Hydro. Allora, non si vede, però dovrebbe essere notte. Quindi, ragazzi, andiamoci di Scuro Ball. Di queste qui veramente... Ok, sì, si vede ora che è notte. Gliene voglio lanciare massimo, ma veramente massimo 4, perché sennò me la rischio tipo troppo. E mi ha appena ucciso il mio Zangoose. E vabbè, io li ci metto O, perché O tanto c'ha ripresa, quindi può anche andarmelo a uccidere. Però tanto non me lo uccide, perché con ripresa tipo campa 20 anni. Comunque, dai, un pochettino di Scuro Ball non hanno mai fatto male a nessuno, tranne a lui, perché tipo, poverino, ci rimane rinchiuso dentro. Tanto non ci rimarrà mai. E madonna mia, io però non voglio utilizzare la Master Ball, perché se utilizzo la Master Ball io non ci guadagno nulla. Veramente è come se gliel'avessi praticamente regalato. Che sia chiaro, ci sta anche, perché alla fine è comunque uno scontro. Posso dire di aver catturato Moltres, alla fine rimarrà nella bacheca delle cose che ho fatto, senza dubbio. Ma cavolo, io c'ho un'altra orb nell'inventario. Cioè sarebbe il top, tipo catturare Moltres con una Scuro Ball e poi avere la Master Ball per catturare un altro leggendario quando voglio. Ma il fatto è che continua a liberarsi. Ragazzi, io non me la voglio rischiare. Non me la voglio rischiare. Uso altri due Scuro Ball. Siamo a 14, ora a 13. Ne uso un'altra e poi basta. Questa, ragazzi, è l'ultima. Vorrei continuare, ma diventa veramente troppo rischiosa poi la cosa. Non posso paralizzarlo, non posso fare nulla e si è liberato. Io non so cosa fare. No, dai, ne uso un'altra. Questa è l'ultima della vita, proprio l'ultima della vita. Non ne voglio più utilizzare nessun'altra. Clicco la Master Ball, come vada vada. Però no, vabbè, raga, non c'entrerà mai. Questo qui non c'entra. Ok, niente, mi tocca per forza usare la Master Ball, ragazzi. Io ci clicco e ci sono andata in perdita questa volta. È vero, ma ho fatto un patto con Tearless e quindi potrebbe andare a mio vantaggio in futuro. Comunque la Master Ball l'ho lanciata. Ho catturato ovviamente Moltres, perché non potevo non catturarlo. E quindi, ragazzi, almeno osserviamocelo e godiamocelo per questo poco tempo. Poi lo andrò a consegnare appunto a Tearless. Guardiamolo un attimo, perché io tipo non l'ho mai visto, cioè non ne ho mai avuto uno, e sono abbastanza orgoglioso di averlo catturato anche se con la Master Ball. Purtroppo, ragazzi, sono un casino. Bello, madonna che bello che è. Sono veramente un casino da catturare queste cose qui, e quindi è un problema. Bisogna tanto vedere quante mosse le erano rimaste. E beh, diciamo che potevo continuare per un'altra trentina di turni, forse anche di più. Sì, decisamente anche 40 turni, dai. E vabbè, ok, sì, me la potevo giocare molto meglio contro di lui. Il punto è che non volevo rischiarla, perché rischiarla
voleva dire aver buttato soltanto molto 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 tempo, perché ragazzi per riempire un orb ci vuole tantissimo tempo. Quindi stavolta non me la sono rischiata, però io nel mio inventario ho ancora un globo neutro che non devo dare a nessuno, quindi semplicemente lo andrò a riempire e catturerò io un Pokémon per me. Consigliatemi voi appunto cosa vorreste vedere, non dico nella mia squadra, però cosa vorreste vedermi catturare, che magari potrebbe essere interessante. Ho già catturato Moltres, Zapdos, ma ho soltanto Articuno, quindi effettivamente anche essendo del team Idro ci sta a catturare Articuno, che se non sbaglio è tipo ghiaccio, però idro, ghiaccio, dai, siamo lì insomma. E quindi niente, stavolta non, ho preferito non rischiarmela utilizzando la Master Ball. La prossima volta non ho la non avrò la Master Ball, quindi sarò costretto ad andarci soltanto di ball normali, queste qua. E non so se andrà bene o andrà male. Comunque niente, è andata così ragazzi. Comunque abbiamo fatto un favore, anche se è un mio nemico. Non importa, perché un nostro nemico ragazzi, quando gli facciamo un favore potrebbe diventare nostro amico. Ci potremmo alleare anche se lui è del team Magma. Quindi chissà, potrebbe veramente andare a mio vantaggio questa cosa. Sì, glielo andrò a consegnare. Magari in futuro veramente potrei fare qualche accordo con lui interessante per me, ecco, e non per lui. Potrebbe chiudere un occhio, dai. Ok ragazzi, noi siamo a casa. Dovrei andare da Tirless sperando che sia a casa sua. Quindi avviciniamoci e consegniamoli il Moltres, che appunto mi aveva chiesto. Ok, Tirless, ci sei? Dimmi. Guarda, okay, io non, non mi sono mosso. Ti ho detto che sarei rimasto qui. Sei rimasto qui tutto il tempo? Sì, 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 sì. Io oh mio Dio. Senti, comunque, puoi uscire un attimo di casa? Sì, dimmi, dimmi. Io, senti, ci ho provato a catturarlo così. Non dirmi che hai fallito. Metano? Senza usare la Master Ball. No, ah, okay. guarda. Ah, però, okay. Tipo, ho dovuto alla fine usare la Master Ball. Va bene, mi spiace per te più che altro. Io non ci guadagno nulla da questo scambio, ma apprezza la mia buona volontà. Che appunto ti andrò a dare lo stesso questo Pokémon. Infatti, io apprezzo tantissimo e anzi, con questa tua impresa ti sei guadagnato la fiducia non solo mia ma dell'intero team Magma, quindi sappi che qualora volessi decidere di unirti a noi un domani sei il benvenuto. Hai fatto un favore a noi? Noi avremo sempre la porta aperta per te, Metano. Quindi anche a livello magari se mi servisse un favore in futuro potrei convenire comunque da te a chiederlo? Certo, non è detto che io lo accetti, però potresti sempre chiedere. Beh, ok, un amico in più non fa mai male. Andiamo a fare lo scambio, dai. Certamente. Ok, eccomi qua, Tirless. Senti, Metanino mio bello. Siccome dimmi, alla fine questo Moltres me lo devi dare, ho deciso di darti comunque uno shiny come ricompensa. Sei ulteriore. Serio, Tirless? Guarda cosa ti do. No, non puoi questo. Te lo sto dando. No, non sarà puoi questo. Sarà il Pokémon che riceverai nello scambio. No, non puoi, questo mi sto emozionando, Tirless, questo non puoi. Ti do una carpa gialla. Ma sei pazzo, sei? D'accordo? No, no, tanto ne ho già un'altra. Come ne hai altre? Sì, ne ho due, guarda, c'ho anche il Gyarados rosso. Ma io. Sei pazzo, ma come? Ti giuro, io ce li ho entrambi, guarda. Ma Magikarp e Gyarados. Ma che spettacolo è questo? Hai ma che visto? Spettacolo? Hai visto? Ma sei un bomberissimo. Anche una botta di culo tremenda. Tieni il tuo bellissimo Moltres al 70, che tra l'altro ha delle mosse anche interessanti, ho visto. Non bellissime, però qualcosa di interessante ce l'ha. Comunque, un'occhiata. Oh, grazie mille, dai. Oh, grazie a te per questo Moltres. Adesso non mi bullizzeranno più gli altri membri del team Magma. Beh, ovviamente, perché hai un Pokémon che è degno del tuo team. E a questo punto io sinceramente sono il team Idro, quindi siamo in guerra, ma occhiolino occhiolino sappiamo far cosa. Saremo i Romeo e Giulietta dei due team. Non dire niente in giro. Ovviamente questa cosa rimane tra di noi, eh. Io allora vado, eh. Grazie ancora. Ciao Tano, grazie mille. E quindi niente ragazzi, cavolo, è andata meglio del previsto, perché non solo ci siamo fatti tra virgolette un amico nella serie che appunto non andrà contro di noi, ma cavolo, un Magikarp shiny, oltretutto catturato, cos'è? Una Rapid Ball questa qui mi sembra, una cosa di simile. Guardate che bello, potremmo farci un Gyarados shiny, cioè addirittura da mettere nella mia palestra, perché la mia palestra come si sa ha dei Pokémon che sono abbastanza random, mentre questo qui ci starebbe veramente bene. Comunque io sono veramente felice di aver catturato Moltres e averlo dato a lui, perché veramente mi ha dato una ricompensa che ho dovuto, era inaspettata, tra l'altro anche bellissima. Quindi ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere se non grazie a Tirless. Però alla fine mi ha fatto, io l'ho fatto un favore enorme a lui, ma lui ha fatto un favore enorme a me, quindi potrebbe essere l'inizio veramente di qualcosa. Comunque spero che questo video leggissimo vi sia piaciuto e quindi ciao a tutti.